Buongiorno, oggi non mi vedete nella mia veste solita, sono appena tornata dal lavoro. Non posso fare lezione oggi alle 13:15 perché non è possibile per questo problema dell'eventuale contagio. E quindi mi sono detta, perché non proporre una pratica piccola piccola che si può tranquillamente fare sia al lavoro, se ho una sedia, che a casa in quei 10 minuti rubati alla giornata. Semplicissimo, basta sederci. Io ho utilizzato un puff, ma va benissimo anche una sedia. Magari troviamo il tempo di chiudere un attimo gli occhi, magari appoggiamo i dorsi delle mani sulle ginocchia e iniziamo mantenendo la schiena rigida a respirare, sentire il nostro respiro che parte dall'addome, cresce nel torace fino alla gola e poi espirando ritorna. Immaginiamo di avere un palloncino da gonfiare in tutto il nostro tronco. Possiamo anche trattenere un attimo se la cosa è spontanea. E poi possiamo anche decidere di espirare dalla bocca. Lo possiamo fare qualche volta e poi semplicemente ascoltare il respiro spontaneo, così come arriva, percependo l'aria fresca che entra dalle narici e che esce tiepida, soffiando sul labbro superiore. Intanto correggiamo la nostra postura, manteniamo il mento sempre verso il collo, immaginiamo di avere un filo sospeso al centro del nostro capo che va verso il soffitto, le spalle sono basse, rilassate e tutta la schiena è dritta senza essere rigida. Possiamo far continuare questa respirazione per quanto tempo vogliamo e ovviamente abbiamo, stoppando il video ogni qualvolta lo si desideri. E poi quando abbiamo terminato andiamo a sgranchire i nostri muscoli, le nostre articolazioni. Vi propongo la respirazione articolare che si può fare tranquillamente anche da sedute. Quindi quando inspiro voglio trovare spazio con tutto quello che ho. Quindi apro il petto, immagino che la testa voglia andare più che indietro verso l'alto ed espirando lascio, ammorbidisco tutto quello che prima ho teso e lo voglio fare qualche volta. Inspirando ed espirando. Non occorre fare dei grandi movimenti, occorre percepirle. Questo è un modo molto semplice per sciogliere il nostro corpo e sentire che la circolazione sia attiva. E poi possiamo aggiungerci la respirazione organismica per chi lo desidera, che fa parte proprio di Anukala, l'approccio creato da Jacopo Ceccarelli che insegno. Quando inspiriamo, possiamo anche fermarci con le mani, tenerle sulle gambe. Voglio portare il respiro al cuore, quindi inspirando, avvicinando le scapole, il mio torace si apre, il cuore è libero. Espirando, sgonfio l'addome. Quindi inspiro, apro il cuore, espiro, sgonfio l'addome. Questo modo di respirare ci permette di avere sempre il cuore aperto, quindi la postura corretta. E vi accorgerete che se vi abituate a farla, anche fuori dal tappetino, fuori dalla lezione, durante il lavoro, durante le ore in cui non ci accorgiamo di come stiamo in piedi, riusciamo a portare questa posizione retta per tanto tempo. E adesso possiamo unire le due cose, quindi inspiro, espiro, lascio. Inspiro, apro, posso andare anche un pochino avanti col cuore aperto ed espiro, torno.
faccio una piccola meschina, mi metto il profilo che si vede meglio. Inspiro, apro. Espiro. Inspiro, apro. Mi abbasso quanto il mio corpo mi fa fare. Abbasso la testa verso il basso e intreccio le dita delle mani. Tutto abbandonato. Quando decido di inspirare, stendo le braccia in alto, unisco i palmi, lascio libera la testa e vedo dove le mie mani riescono ad arrivare, non forzo mai nulla. Espirando, ritorno, appoggio le mani sulla sedia e inspirando vado ad aprire bene il cuore. Espiro, ritorno giù, abbandono tutto, intreccio le dita delle mani. E inspirando, porto le braccia oltre la testa. E metto il petto, piano piano ritorno, appoggio le mani dietro e inspirando, apro, apro, apro. Bene. Ok, adesso ci con la schiena. Inspiro, mi allungo. Espiro morbido e scendo, intrecciando le dita. Inspiro, stendo. Espiro, ritorno. Appoggio le mani, inspirando, apro. Espiro, ci con la schiena. E continuo quante volte mi va. Se dimentico qualche passaggio, non importa. Importa sentire la fluidità nel movimento. Espiro, lascio, srotolo, compenso, inspirando. E questo movimento si può fare tante, tante volte. Fa benissimo perché andiamo a sciogliere bene tutta la zona lombare della schiena, andiamo ad aprire subito il cuore e a riattivare la nostra circolazione. Ora, continuando a mantenere il puff o la sedia, posso semplicemente entrare in Tadasana, nella posizione della montagna, inspirando mi allungo ed espirando, scendo, 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 appoggio le mani sulla sedia e inspirando, stendo, 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 quanto il mio corpo mi consente di fare, posso anche tenere le ginocchia sbloccate. E lo faccio anche qui, tante volte, sempre col solito metodo, inspirando, mi allungo, è come se mi volessi sgranchire. Espiro morbido, scendo, appoggio le mani, abbandono la testa, e inspirando, prendo bene il cuore, stendo quello che riesco a stendere. Espiro morbido, spingo coi piedi per srotolarmi, inspirando, mi allungo, ed espiro, scendo. Appoggio le mani, inspirando stendo ed espirando rispingo. Anche qui potete stoppare il video quante volte volete e andare avanti, fa solo, solo bene. Quello che mi piace passare è proprio la scioltezza nel movimento. Non vado a forzare nulla, è un modo per ascoltare il proprio corpo, ascoltare il proprio respiro ed assecondare il proprio respiro. Poi posso divertirmi, anche se non ho il tappetino a terra, in qualche posizione magari in equilibrio. Mi posso mettere davanti all'appoggio, appoggiare in questo caso il piede destro dietro, quindi sono già vicina, piegare un attimo, magari andare a cercare il piede ed inspirando entrare in Natarajasana, aprendo bene il cuore. Posso stare quante volte voglio, quanti respiri voglio e ritorno. Appoggio il piede, mi allungo, inspiro, espiro morbido, appoggio l'altro piede dietro, piego entrambe le ginocchia, ricordo di prepararmi anche quando non ho il puff dietro con le ginocchia vicine, vado a prendere il piede dall'interno e quando ci sono, inspirando, stendo,
Se voglio intensificare, quando espiro sblocco e quando inspiro cerco spazio, ricordandomi di aprire tutto quello che posso. E lascio, appoggio il piede, mi allungo, espirando, intreccio le dita dietro e inspirandomi, lo faccio vedere di profilo, lo rifacciamo ancora, appoggio il piede destro, ammorbidisco un po', vado a cercare il mio piede dietro e inspirando, Natarajasana, sblocco se voglio, e stendo, sblocco, e stendo, riappoggio il piede, mi ammorbidisco, mi allungo, espiro morbido, appoggio il piede sinistro, trovo la mia stabilità, vado a cercare il piede dall'interno e inspirando, Natarajasana, sblocco, estendo, sblocco, estendo, ritorno, appoggio il piede, mi allungo e poi mi riporto seduta. Se ho lo schienale mi è più facile, un po' meno tra virgolette pericoloso, altrimenti se avete come me un puff cercate di contenervi e controllarvi. Stacco i piedi da terra, posso anche tenere le braccia appoggiate, stendere una tibia e l'altra tibia. Posso alternare semplicemente questo movimento, mi preoccupo di tenere il cuore aperto, quindi avvicino le scapole per stendere una gamba e alternare con l'altra. Se voglio provare a staccare le mani, devo riuscire a rimanere coi piedi più su dell'appoggio, ma anche più giù non importa, e se me la sento e mi sento sicura, sicuro, vado a stendere tutto. Sto qualche respiro, tremerà tutto, è normale. Espiro, ammorbidisco e scendo come abbiamo fatto prima, questa volta le braccia sono morbide. Ritorno, accavallo la gamba destra sulla sinistra e vado a fare una torsione verso destra. Ogni volta che inspiro voglio avere come direzione il soffitto e la spalla destra. Quindi apro bene il mio cuore verso destra in questo caso. Percepisco l'allungamento del gluteo. Espirando appoggio il piede, ricompenso verso il basso, mi srotolo, accavallo ora la sinistra sulla destra, incastro e vado a fare la torsione verso sinistra. Le torsioni sono una manna per la digestione e, come mi piace sempre ricordare, anche per la digestione, che non c'entra nulla con il cibo, ma per le situazioni che a volte, con cui a volte dobbiamo convivere. Ora stendiamo le gambe, scendiamo verso il basso, non importa se arriviamo con la testa vicino alle ginocchia, se riusciamo a prendere i piedi, lasciamoci semplicemente andare verso il basso. Tutte le posizioni in avanti come simbolo hanno il lasciare andare. Situazioni, tensioni, fastidi, ingombri. E ogni volta che espiriamo, immaginiamo che dai nostri piedi, dalle nostre mani, dalla nostra testa scivolino via tutte le cose che non ci servono per vivere serenamente, per star bene. Posso stare qui quanto tempo voglio e nello stesso tempo vado ad allungare bene tutta la parte dietro del mio corpo.
poi mento al petto, vado a srotolarmi. Inspirando, allungo le braccia, piego il gomito destro e con la mano sinistra spingo verso il basso. Posso stare così o, se voglio, intrecciare le mani dietro. Inspiro, apro ed espiro, piano piano scendo e mi abbandono verso il basso. Posso appoggiare la guancia destra. Ritorno espirando, srotolando ogni vertebra. Inspirando, apro, immagino che ci sia un muro dietro la mia schiena perché voglio portare la mano destra verso il braccio sinistro. Col braccio sinistro aiuto l'estensione del braccio. Poi riapro, inspirando, porto verso l'alto il braccio sinistro che piego e con la mano destra aiuto il gomito a scendere. Se voglio, con la mano destra vado a raggiungere le dita della mano sinistra, prendo la maglia, inspirando, apro bene ed espirando, scendo verso il basso, appoggio la guancia sinistra. Dolcemente lascio, riapro le braccia, ora la mano sinistra vuole andare verso la mano destra, con la mano destra aiuto il gomito, il braccio sinistro a stendersi e poi provo a portare il piede flesso sinistro sulla gamba destra, posso anche cullare la mia tibia passando il braccio sinistro sotto per andare a sciogliere bene il bacino, appoggio e lo faccio anche con l'altra gamba. Appoggio, se riesco vado un pochino indietro per appoggiare le piante dei piedi. Rimango ben dritta con la schiena, il mento è verso il collo. Anche se sento il bacino un po' in tensione, le anche un po' in tensione, cerco di portare lì il respiro in maniera che tutte le tensioni, anche da lì, se ne vadano. Questa è la zona delle emozioni. Posso chiudere gli occhi e se mi va, posso scendere verso il basso. In questo caso lascio andare tutto, lascio che le scapole si allontanino tra di loro, percepisco le mie braccia pesanti, la testa pesante. E piano piano srotolo, appoggio un piede, appoggio l'altro piede, porto le mani al cuore. Sciolgo un attimo il collo, con la mano destra vado a prendere l'orecchio sinistro e delicatamente faccio scivolare la testa. Intreccio le mani dietro, chiudo i gomiti, mento verso il petto. Risalgo, mano sinistra sull'orecchio destro e delicatamente fletto la testa verso sinistra. Faccio scivolare la testa da una parte all'altra. Posso farlo quante volte voglio. E poi porto le mani verso il cielo per ringraziare l'universo, le mani verso terra per ringraziare Madre Terra che ci sostiene. Le mani verso la fronte per ringraziare i maestri della nostra vita, che se ci pensiamo sono tantissimi, e le mani al cuore per ringraziare il divino che c'è in noi e del tempo che abbiamo dedicato al nostro benessere
psicofisico emozionale. Arion.